Colpo di scena nel Partito Democratico. Paolo Ravaioli rinuncia a candidarsi a sindaco a Villa d'Ossola. L'ex presidente della provincia era uno dei due papabili nella sfida interna al PD villese che, col centro-sinistra, si prepara per le amministrative cittadine che si terranno nella prossima primavera. Ravaioli avrebbe dovuto sfidare Marcello Perugini, l'attuale assessore alla cultura, l'altro candidato sul quale il partito punta per il rinnovo dell'amministrazione. L'addio annunciato da Ravaioli lascia quindi spazio a Perugini. Una scelta difficile quella presa dall'ex presidente della provincia, per anni figura di spicco del PD, ma non sempre del tutto ben amato all'interno del suo partito. Lo abbiamo sentito e lui ci ha confermato la rinuncia. Ho verificato, rispetto ad una mia idea, ad un mio progetto, non ci sono le condizioni politiche. È mancata una soluzione unitaria forte e quindi lascio. Ravaioli lo ha già annunciato al segretario cittadino del partito. Come detto dunque, il centro-sinistra dovrebbe avere come candidato Marcello Perugini, decisione che nel Partito Democratico Villese dovrebbero aver preso in queste ore e l'ufficializzazione dovrebbe avvenire a breve. Ancora nessuna notizia invece nel centrodestra. Restano per ora in lizza Pierfranco Midali, attualmente vice sindaco di Borgo Mezzavalle, e Bruno Toscani, capogruppo di opposizione a Villa d'Ossola. Sembrerebbe che alcuni partiti stiano cercando una soluzione che porti ad una sola lista, ma in questa fase nessuno dei due aspiranti sembra voler fare un passo indietro.